Nella terza giornata del campionato di Serie D, girone F, sul campo neutro pascolino Leonardo di Pietramelara, il Pineto vince per 0-4 contro i padroni di casa dell'Aurora Alto Casertano. In vantaggio nel primo tempo con Barlafante e Pepe Biancazzurri, nella seconda frazione sotto un diluvio ancora un super Barlafante decide la contesa. Prossimo turno big match per gli adriatici, domenica prossima in casa contro il Trastevere. Calcio d'inizio per i padroni di casa, ci prova subito la squadra campana, Lopez Rapace entra in area per poi c'era di Roma 2, simulazione e giallo per la punta numero 9, episodio che risulterà decisivo. Rispondono gli ospiti al 18esimo, Barlafante appoggia per Minicleri, conclusione balistica alta, sempre il numero 10 va un passo dalla rete, una manciata di minuti dopo Baldinini è perfetto a bucare il fondo, bisturi che apre la difesa avversaria ma l'ex Aquila sciupa tutto, sul ribaltamento di fronte Lopez entra in area e cade a terra per la seconda volta, per il fischietto capitolino altro giallo per simulazione e Aurora Alto Casertano in 10, i rivieraschi ne approfittano subito, Barlafante tracciante perfetto che toglie le ragnatele dal 7 e batte l'ex Matese Kuzmanovic. La rete rompe gli equilibri qualche minuto dopo su corner Capitan Pepe Emola, il gol contro l'Aprilia e raddoppia. L'11 del presidente dottor Silvio Brocco si esalta, Pezzotti per Cardella 3-0 sfiorato. Il Pineto spinge, azione insistita in area, all'Aurora si salva per il rotto della cuffia. Ancora gli abruzzesi un passo dal tris ma la retroguardia di casa riesce ancora una volta a frangere i flutti adriatici. Nella ripresa ci prova la formazione campana con Dorta, palla fuori di poco. Gli abruzzesi sono sempre pericolosi, fendente di Pezzotti, Cardella e compagni provano sotto il diluvio a scardinare la retroguardia avversaria. I campani non ci stanno e tengono la contesa, ma nel finale di gara un super Barlafante man of the match con una tripletta personale completa il tabellino dei marcatori sotto un diluvio universale. Sì, purtroppo i primi 30 minuti avevamo preparato la partita in modo corretto, avevamo provato in tutti i modi a difendere le grandi qualità del Pineto. Poi c'è stato l'episodio, però noi non dobbiamo aggrapparci a quell'episodio, purtroppo il calcio è fatto di episodi e dovevamo tenere subito testa dopo l'episodio. Invece i primi 5 minuti dopo l'episodio abbiamo preso due gol che poi ci ha complicato tutta la partita. Nel secondo tempo abbiamo provato a reagire e non ce l'abbiamo fatta, nel finale ancora, negli ultimi due minuti abbiamo preso due reti. Purtroppo noi da domani dobbiamo già incominciare a lavorare, perché lo sapevamo, era un campionato difficile e quindi ci aspetta un duro lavoro. Il problema è proprio quello, giochiamo delle ottime prestazioni, noi siamo una squadra molto giovane, abbiamo costruito una squadra per l'obiettivo della salvezza, in questo momento dobbiamo lavorare tanto perché arriviamo anche lì davanti, creiamo anche qualcosina, però poi non finalizziamo e purtroppo le partite in questa categoria sono molto equilibrate, poi trovi squadre come il Pineto, come altre società che hanno giocatori di qualità e ti puniscono. Sapevamo della partita difficile, sapevamo che affrontavamo una squadra che è organizzata e che giocava un ottimo calcio. Siamo stati bravi nel ribattere colpo su colpo al loro atteggiamento perché sapevamo che era una squadra che partiva forte. Ma è normale, dopo il doppio vantaggio e l'espulsione loro, la partita si è incanalata verso la nostra direzione, però siamo stati bravi a portare a casa questa vittoria. L'unico rammarico è che questa partita era da chiuderla prima, perché sai, poi un episodio a sfavore ti può condizionare un risultato che sinceramente abbiamo meritato a pieno merito. Ma non lo so, la percentuale è normale, sono consapevole che questa è una squadra forte, però che ha ampi margini di miglioramento, dobbiamo ancora migliorare, come ho detto prima, dobbiamo migliorare nella gestione della partita, perché una partita del genere la dobbiamo condurre noi dal primo al 90esimo, però a volte mentalmente ci rilassiamo un po' troppo e diamo sempre spazio agli avversari, però dai, sono contento del risultato. Chiudiamo con una battuta, quando segna Alfonso Pepe c'è sempre un diluvio. è vero, non capita mai, speriamo che ripiova pure domenica.